Salve a tutti Clashers, qui è Dennis da RBN, benvenuti a questo primo video con commento per il nostro canale, quindi un passo in più. Un ringraziamento va innanzitutto a Berga per il video RBN contro Adus Corp 189. Procediamo con la visione delle due mappe di guerra. Come vedete non sono riusciti a chiuderci TH9, al contrario di noi, che abbiamo fatto 3 stelle anche su qualche TH10. Andiamo a vedere il primo attacco di questo video di Chupa Chups sul numero 4. Utilizza due fulmini, una terremoto per rimuovere l'inferno nemica, una gelo, due velocità, quattro mastini, 21 mongolfiere, 7 spaccamuro, 3 sgherri e 5 arcieri. Ecco, ha già fatto la Zapquake, quindi rivolta all'inferno avversario che appunto è stata buttata giù. Parte da destra con i reali sul tentativo di rimuovere almeno un'aerea nemica e la regina. Il re nel frattempo è uscito un po' fuori. Procede l'attacco con la Queen che si appresta a buttare giù la Queen avversaria. E adesso può procedere con la Lun da nord con tre mastini su un'aerea, mongolfiere a giro, altro mastino sull'altra aerea, altre mongolfiere a giro, due velocità. Utilizza la gelo in modo impeccabile, tempismo perfetto, 7 mongolfiere per la fine, 2 mastini che vanno sull'ultima aerea. Come vedete sono già scoppiati, quindi adesso rischio un po' sulle mongolfiere, che fortunatamente sono abbastanza numericamente per contrastare l'attacco dell'ultima aerea rimasta. Si procede con l'ordinario clean up, 3 stelle per il nostro Chupa Chups, grande attacco. Secondo attacco della giornata di Fillo sul numero 6. Questo è un villaggiro, quindi Queen Walk con 24 mongolfiere, 2 mastini per 2 aeree, 2 furie, 2 gelo, 3 velocità. Utilizzo della Queen Walk per buttare giù un'aerea nemica, la regina e il castello. Suppongo un drago. Eccolo qua, esce adesso. Ecco, adesso utilizza una furia sulla regina e i guaritori per appunto incrementare l'attacco della regina e anche l'effetto dei guaritori. Parte da sud con il re sul tentativo di rimuovere la seconda area avversaria. Questo è un attacco molto molto tecnico perché, come vedete, utilizzerà soltanto due mastini per due aeree. Solitamente se ne utilizza uno in più, cioè tre mastini per due aeree, ma in questo caso ha voluto fare più mongolfiere e meno mastini, quindi le mongolfiere dovranno raggiungere in modo molto rapido le aeree avversarie. Prima aerea buttata giù, due gelo già utilizzate. Vedete come le mongolfiere sono andate subito sulle aeree avversarie senza perdere tempo. In quel caso sarebbe andato sfumato l'attacco. Rimosso pure l'ultimo mortale, l'ultima difesa. E si procede con il clean up. Molto molto veloce. 3 stelle anche per il nostro Fillo che ci ha deliziato con questo attacco molto molto tecnico. Altro replay, altro attacco di Max ancora su un TH10. Questa volta utilizza 4 golem, 22 domatori, 8 maghi, spaccamuro, 2 cure, una furia, un assalto, una gelo e una veleno. Parte da sud con l'assalto a prendere circa 4 sezioni e suppongo nel tentativo di entrare nella parte centrale del villaggio dove giacciono appunto i reali e il castello. Esce il castello, veleno sul castello avversario, partono i doma da destra, ovviamente Surgical, due cure per i domatori, una gelo per un inferno che è ancora su. La utilizza adesso, quindi appena i domatori si avvicinano ad essa, come vedete rimangono pochi domatori, quindi non è stato un attacco sicuramente facile, li ha addossati per bene e è riuscito alla grande a spazzar via a questo villaggio. Si procede con il clean up e 3 stelle anche per il nostro Max. Veramente molto molto bravo. Procediamo ancora con un altro attacco. Questa volta è il primo attacco di H9 di questa giornata con Jack Picca sul 9, addirittura attaccato 10 numeri sopra. Questa volta altra Queen Walk con domatori, quindi un attacco molto molto usato. Questa volta usa le terremoto per aprire quattro sezioni centralmente.
Questa è una cosiddetta semi-max attack, poiché utilizza 4 terremoto per aprire il villaggio nemico, una furia sulla kill squad e la cura sui domatori. Nel caso in cui viene utilizzata la cura anche sulla kill squad per penetrare ancora di più il villaggio e quindi utilizzare i domatori senza essere, insomma, curati, parliamo di una max attack. Ok, veleno sul castello nemico. Entra nella parte del villaggio, toglie la regina, toglie il re e parte con i domatori da sud. Altro attacco con Surgical Logs. Vedete come si dosa bene la cura. Non l'ha ancora utilizzata, la utilizza adesso in maniera direi impeccabile. Questo villo addirittura era già stato tristellato dal nostro Sawyer e il nostro Jack Pick è riuscito a tristellarlo in meno tempo. Quindi un plauso va anche a lui. Altro attacco di TH9 del nostro Francesco, che ricordiamo è un ex Jaguar Sea War, non è da moltissimo con noi, ma sta dimostrando veramente grande dedizione e abilità nell'attacco. Qua fa un attacco molto molto particolare, utilizza addirittura i guaritori sui golem per farli, insomma, tenere di più, quindi far più copertura, e i reali centralmente. Utilizza l'assalto molto molto vicino alle mura esterne, esce il castello veleno e parte adesso con i domatori dalla sinistra. Questa volta fa un attacco con due gruppi, direi molto 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 numerici. Altri 5 domatori da nord, ne rimangono ancora 5, prima cura, seconda cura, e utilizza addirittura una furia sui domatori, cosa che vediamo fare direi molto molto poco. Solitamente la utilizziamo sulla Kill Squad e per i domatori usiamo unicamente le cure, ma stavolta fa qualcosa di diverso il nostro Francesco, quindi ha un attacco molto 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 particolare. Clean up, 3 stelle anche per lui, complimenti. Procediamo ancora con l'attacco di Mad, altra Queen Walk con domatori, quindi altro attacco direi abbastanza ordinario per il nostro clan. Parte da sinistra con la regina, adesso utilizza qualche mago per rimuovere le miniere a nord, in modo che la regina appunto faccia il giro, quindi vada nella direzione da noi sperata, in questo caso a destra. Ok, procede ancora la regina a togliere qualche difesa avversaria e spazzolare un po' fuori. Adesso utilizzerà un golem e il re a sud per far entrare il re e prendere appunto la queen avversaria. Entra adesso, esce anche il castello, furia e salto sulle 4 sezioni. Partono i domatori da destra, Surgical quasi a invasione. Prima cura. Nel frattempo la regina è entrata centralmente, toglie anche il re, seconda cura. Un attacco apparentemente facile vedendo il numero di domatori rimasti, ma che in effetti non lo è. 3 stelle anche per Mad. Andiamo a vedere un altro attacco di TH9, questa volta di Saki99, che è nuovo nel nostro clan, ha fatto poche guerre, ha superato il tryout nella nostra accademia RBN Other War in maniera brillante. Prima guerra per lui nel clan madre e grandi risultati. Altra Queen Walk con domatori, questa volta da sud-est, sud-ovest, scusate. Fa girare la Queen verso nord con il re, andrà a prendere la Queen avversaria. Utilizzo sempre di un golem per copertura, salto sulle 3 sezioni, esce il castello, veleno, e rimangono adesso domatori e 2 cure da utilizzare per chiudere l'attacco. Partono su tutto il fronte destro, 24 domatori, utilizza subito la cura perché vede probabilmente l'uscita delle 3 tesle. Altri domatori da sud con difese direi abbastanza distanziate, quindi con poco focus. Utilizza l'ultima cura e rischia un po' qui sulla Giant Bomb finale, ma i domatori sono ancora vivi e possono procedere al clean up. 3 stelle anche per il nostro Saki.
procediamo con Sawyer, che qua non voglio farvela esagerata, ma vi sorprenderà molto alla fine dell'attacco. Parte la Queen Walk sulla sinistra, gira verso l'alto e procede a togliere quelle difese esterne. Ecco, gira a destra, ok. Qua utilizza due salto perché, come vedete, la Queen avversaria è distante dal punto di partenza della Queen, quindi non facile da prendere. In questi casi si può sbagliare il lato dell'attacco facendoci ingannare dalla posizione della regina. Questa volta invece lui fa un attacco molto 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 tecnico, forse uno degli attacchi migliori che abbiamo visto oggi, perché appunto partendo dal lato opposto della regina la prende e inoltre chiude il villaggio in maniera molto molto veloce. Ha già utilizzato quasi tutte le pozioni, rimane una cura che, pensate un po', non utilizza. Risparmia una cura come segno, direi, di prepotenza del nostro Sawyer, quindi attacco direi sontuoso. Complimenti a lui, direi il miglior attacco del giorno per TH9. Ok, grazie mille per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un like, un saluto da Dennis di RBN, ci vediamo al prossimo video.